sei giocato il pomeriggio e stai arrancando fino a sera. Non hai più niente da spiegare in questa casa, adesso inverno invece della primavera. A Videotalk con grande piacere abbiamo con noi Ilenia Lucisano. Benvenuta Ilenia. Grazie. Ce l'abbiamo fatta d'incontro. Si parlava fuori le quinte, ci sono stati dei tentativi mai riusciti, ma sì, in sì, passato. Sì, oggi abbiamo imparato la strada e ritorneremo. Lo so, se mi inviterai. Perché l'avventura, questo è già, hai già il carnet pronto, perché c'è proprio quello con 10 inviti e l'undicesimo è omaggio. Sai come come le pizze. Brava, è un metodo fantastico che abbiamo visto, incontra molto il gusto degli artisti. Perché ha così faticato a lungo per raggiungere i nostri studi? Perché c'è una bellissima nuova produzione che mi sembra giusto far sapere. Si intitola Stanotte, giusto? Esatto, Stanotte è il nuovo singolo che è nato dalla collaborazione con Giuseppe Anastasi e ho avuto l'onore di conoscerlo e di interpretare un suo brano di cui mi sono innamorata dal primo momento e che comunque mi rappresenta perché me l'ha cucito addosso, no? come un bel vestito, e fa parte, diciamo, di un inizio di un nuovo lavoro che poi darà luce al mio secondo album. Per chi so da casa, detto la famosa Giuseppe Anastasi, io questo è lui, in effetti, al di là di quello che poco ci interessa dal punto di vista sentimentale, ex fidanzato e compagno di Arisa, ma attuale comunque autore, sì, non solo per lei, anche in questo caso, insomma, è uno, malgrado la giovane età, di successi ne ha fatti, eh? Sì, assolutamente. Com'è sì. Com'è nato questo in... Ma allora, tramite, in realtà, insomma, queste cose nascono tramite i contatti che si creano con la casa discografica, certo. Però ovviamente poi ci deve essere una sorta di innamoramento artistico, altrimenti un autore, certo, onesto, no? non scriverebbe per tutti. Esatto. No. Ma a dire la verità, lui poi dopo che gli ho fatto ascoltare il mio primo disco, mi ha mandato un provinaccio registrato sulla spiaggia, era in Sicilia, perché lui è siciliano. Poverino, quindi... sulla spiaggia, che situazione veramente brutta. Beh, vediamo quando l'artista soffre nell'ambiente così, sì, nell'ambiente difficile, musicale, ostico, lo so. E mi ha mandato questo brano chitarra e voce proprio super da spiaggia, proprio era sulla spiaggia, quindi abbiamo crudo, crudo e nudo, ma bellissimo, e quindi me ne sono innamorata e hai detto è questo. Sì, è questo. Non c'è un'altra possibilità e quindi vattene stanotte. Il tuo album d'esordio quando... È uscito nel 2014. 2014. E poi, vabbè, diversi premi Lumezia, ultimo quello di Capri, un percorso interessante che ti ha portato ad oggi. Oltretutto hai anche un altro bonus che ti sei giocato, quello di far ritornare alla regia un personaggio che si era defilato da qualche tempo a questa parte. Vi dico Domenico Liggeri, che effettivamente si era ritirato un po' dalle scene come autore televisivo e adesso è ritornato proprio in concomitanza con le registrazioni del mio videoclip. È stato chiamato, esatto, come autore televisivo di Chiambretti. E quindi è ritornato in pista. È ritornato in pista. Lui ha dedicato te Vibrazioni, insomma era 10 anni che sì, non opera nell'ambito video come videoclip. E oltretutto, adesso non vorrei fare quello che è, però molto bello il video, anche se posso aggiungere una critica, lo trovo un po' freddo. Effettivamente ho avuto una polmonite esatto, dopo aver girato il video. Questa chiaramente era una gag che preparavo da mesi, perché sì, uscita benissimo. Perché immagino, ti ha colto di sorpresa. Perché dico questo? Perché è stato girato in questo bar cubetto di Milano, dove sì, è scolpito nel ghiaccio. Scolpito nel ghiaccio, poltrone di ghiaccio, bicchiere di ghiaccio. Spettacolo. Praticamente meno 5 gradi costanti. E quando giravamo potevamo stare al massimo 5 minuti all'interno, poi uscire, riscaldarci, anche se era insomma ancora inverno quando, certo, abbiamo girato, ci riscaldavamo fuori e poi rientravamo, quindi a blocchi di 5 minuti abbiamo girato. Meraviglioso, anche perché al di là della location sicuramente suggestiva, però era proprio una testimonianza di quello che è rappresentato nel testo della canzone, di questo rapporto
che finisce, dove gli viene messa una bella croce sopra. Sì, 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 è un rapporto che si congela e man mano poi nel video si vede il ghiaccio che si scioglie, questo rappresenta l'apertura alla vita. Infatti alla fine poi io, insomma, invito i miei amici nel bar e in un certo senso mi guardo avanti e lui va via un po' arrabbiato perché l'ho messo da parte. Diciamo che malgrado la temperatura si è riuscito a scaldare comunque l'ambiente. Sì, ci siamo riusciti. Con il proseguo della canzone. Dicevi che state lavorando un album, ci sono già le prime bozze, i primi provini. Sì, ma cioè, ci lavoro da ormai da quando ho finito Piccolo Universo, già ho iniziato a lavorare al secondo album. E non si smette mai, ecco, di creare, e quindi stiamo definendo le ultime cose prima di entrare in studio. E cioè, dipende poi dal tipo di percorso che uno fa, nel senso, ovviamente se si esce da un talent allora lì devi bruciare subito la notorietà e magari far uscire due album di fila per non perdere quel pubblico. Io sto costruendo piano piano in realtà il mio pubblico e non ho fretta, né nessuno mi sta dietro col fucile a dire di uscire, quindi preferisco fare una cosa anche maturata, no? All'interno, anche perché nel corso di questi due anni ho fatto delle esperienze, ho imparato nuove cose, mi sono aperta anche a nuovi stili di musica, nuove collaborazioni con lo stesso Giuseppe, ma anche con Zibba, e quindi sto imparando ad avere una visione più ampia della musica e quindi man mano, magari da un mese all'altro, cambia la mia prospettiva del disco e scrivo cose nuove, quindi però diciamo che ci siamo quasi, dobbiamo solo definire, insomma, le ultime cose e poi si entra a registrare. Hai parlato di tanto, tu sei no a favore, neutrale, come ti poni nei confronti? Neutrale. Brava, super diplomatica, puoi anche aggiungere se vuoi, io sono a disposizione del mister, non ci sai che anche fa un po' calciatore, quelle risposte diplomatiche che vanno comunque sempre bene. Sempre. Ma se arrivasse una telefonata? Ho già detto di no. Ecco, vedi che qui cominciamo a capire. Insomma, non pensi che sia la strada giusta per il tuo percorso artistico? No. E ogni notte sentivo fischiare un treno sul mare che continuava a gridare inchiana, 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 non ci pensare, inchiana, inchiana, nella meghiera, inchiana, inchiana, non ci pensare, inchiana, 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 nella meghiera, inchiana, inchiana. Un album che sta nascendo, un lavoro importante per arrivare a conclusione e alla meta, ma anche un lavoro dal punto di vista live che prevederà un prossimo tour, la possibilità di suonare davvero, che forse quello è il momento. Quella di è in realtà è la cosa più bella che si possa fare, e quindi stiamo organizzando per quest'estate delle tappe in giro per l'Italia, dove sicuramente porterò stanotte live, che è ancora più bella secondo me che ascoltarla nella registrazione, certo. Perché poi live c'è tutta un'altra anima. C'è un trasporto diverso. E invito chi è interessato, chi mi vuole seguire, ad andare sulle mie pagine ufficiali dei social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, dove verranno presto aggiornate anche le nuove date. Ma sei proprio tu che rispondi? Questa è una di quelle domande. Ti dico, io personalmente non amo i social, però mi adatto ogni tanto. Certo. Quelle che postano, ora sto bevendo il caffè, poi vado dal parrucchiere. Proprio io sono molto riservata. Io una cosa che apprezzo molto, che proprio mi porta via gran parte della mattinata e della serata, sono i buongiorno e buonanotte, no, che devo andare perché quello è proprio una cosa che ti dà quel sì, quello lo slancio. Lo sapevo perché è importante dirlo al mondo, sì, più volte, certo. Con anche dei fiori lì, dei gatti, dei sì, gatti. Stanotte non dimenticatelo, e
visto che la strada la conosci, poi il carnet sfruttalo, perché sì, poi scade, come i bollini. Dura quelli... un anno? Un po' di più, vabbè, cioè un quinquennio, okay. Poi gestirlo con calma, però mi raccomando approfittane, perché poi c'è anche il premio finale della raccolta punti. Ilenia Lucisano, Video Top, grazie Ilenia. Grazie a voi.